4, 3, 2, 1, accendi prima il particolare. Ecco la Santa Croce con la sua nuova illuminazione artistica. Dopo il countdown del sindaco Carlo Salvemini, l'emozione della luce ha dato voce ad ogni pietra, contribuendo a valorizzare uno dei beni monumentali che rappresentano l'immagine della città di Lecce nel mondo. Santa Croce ritorna ad avere la luce grazie a Enel Sole, un progetto del mio predecessore, l'assessore qui presente Delli Noci. Abbiamo illuminato con 17 punti luce, 5 frontali e 12 sulla balaustra, che danno in un gioco di luci e ombre un'illuminazione LED con un principio di organi illuminanti a tutta la basilica. L'illuminazione artistica è stata realizzata a totale cura e spese da Enel, mentre gli oneri di manutenzione e di esercizio saranno a carico del Comune di Lecce. L'impianto comprende un'illuminazione a proiezione per valorizzare la parte inferiore dei paramenti murati del prospetto, del secondo ordine del fastigio e di un'illuminazione a radenza che evidenzia il gruppo scultoreo che sorregge la balaustra. Abbiamo messo tantissima carne a cuocere, adesso l'amministrazione la porta avanti con grande attenzione, il sindaco e Marco Muzzari ci stanno mettendo grandissimo impegno, sono contento di aver regalato questa luce nuova del centro storico della nostra Santa Croce nel primo natalizio alla città. Ringrazio Enel perché è un investimento loro che hanno concesso alla città per valorizzare il monumento più bello della nostra Lecce. Il nuovo impianto inoltre garantirà un risparmio energetico dell'85% rispetto al precedente. La Croce torna alla luce, cosa ne pensate? Un'emozione grande? Sì, è un'emozione molto bella perché questa luce è un augurio, perché ci possa essere la luce anche nel cuore delle persone al più presto. Una luce, questa della facciata di Santa Croce, delicata, discreta, che comunque fa risaltare la bellezza del nostro barocco.